Ciao Adriana, abbiamo cominciato, lo sai? Va bene. Prima volta di fronte a 1, 2, 3, 4 telecamere. Sì. Per parlare di un codice sordo molto particolare, di Jadeline, giusto? Jadeline Guerrero Cruz. Guerrero Cruz, sì. Nata a Las Tunas, parte orientale di Cuba. Inizio della parte orientale di Cuba. Dove papà da piccolina ti diceva impara a nuotare, nel senso ti buttava e annega, questo è il senso. No, in spagnolo sarebbe nada que te ahogas, e vuol tu? Dire nuota che affoghi, della serie devi essere in grado di riuscirci, altrimenti affoghi. E se ci pensi adesso che hai qualche anno in più di 4, forse quel motto, quel papà era perfetto per la tua vita, perché quante vite possiamo raccontare in pochi minuti? 3, 4, 5? Tante, tante, perché sicuramente mi hanno insegnato a difendermi da sola, a cavarmela da sola, anche se non sono mai stata sola in verità, perché ho sempre avuto l'aiuto, l'appoggio di tante persone, però diciamo che stare lontano dalla famiglia, a tanti chilometri, perché ho tanti amici qua, c'ho un compagno, ma se lui non ci fosse io sarei sempre sola, e quindi la mia vita me la sono creata, i miei amici se me ne sono creata, quindi sono sempre sola, me la sono dovuta cavare da sola. In Sardegna arrivi grazie a tua sorella, però poi tua sorella ti molla e va a New York. Esatto. Prova a raccontarmi questa storia. Allora io ho sempre voluto andare via da Cuba, come quasi tutti i cubani, per una questione non tanto politica come economica. Io mi sono laureata in ingegneria informatica, avevo un bel lavoro, ma non ero soddisfatta economicamente, nonostante avessi un bel lavoro. Lavoravo alla banca e ti dico, quello che guadagnavo 40 euro al mese. Ma non è che dici 40 euro al mese come se fossero 2000 qua, no. 40 euro al mese come se fossero 100 qua, perché poi la vita a Cuba costa. E quindi volevo andare via perché noi abbiamo una cosa in testa: aiutare a quelli che rimangono, e infatti io aiuto la mia famiglia e sono fiera di quello, molto. Com'era quella bambina che aveva già questa idea di aiutare la famiglia? Sono sempre stata molto ribelle, avevo le idee molto chiare, dovevo essere qualcuna, dovevo diventare qualcuna, perché da noi il livello di istruzione è molto alto della serie, però da noi ci fanno capire fin da piccolini che devi studiare, devi diventare qualcuno, perché altrimenti non hai delle opportunità. Quindi se studi hai delle opportunità, se non studi ti devi accontentare, nonostante poi ci sono tante altre problematiche dietro, perché magari non sei soddisfatto del tuo lavoro, perché magari non vieni pagato per quello, perché ci sono cubani nel mondo, posso dire anche, credo che anche nel Polo Nord, scappati da un sistema che magari non li riconosce questa economia. Però c'hai quel pensiero, dentro la mia famiglia sono quasi tutti laureati. Quindi perché dovevano studiare, perché dovevano poi avere un lavoro, perché dovevano, e ci hanno trasmesso questo. Quindi questo per me è stato un grande insegnamento. Adesso pensavo, sembra quasi una contraddizione, una follia, perché vogliono che lo studio, le competenze, il massimo del raggiungimento dell'obiettivo, che poi però non è declinato e paragonato al... Non viene pagato. E questo, dal tuo punto di vista, è solo una questione politica? Allora sì, è una questione politica, perché se tu pensi quante professioniste ci sono bravi nel mondo, cubani in giro, per esempio quando è stata la pandemia sono venuti anche i medici cubani qui a prestare degli aiuti. I medici cubani nel mondo intero sono riconosciuti per quanto sono valiosi. Sì. E a Cuba non hanno, purtroppo in questo momento, anche che c'è una crisi molto grande, ma molto. L'ennesima, potremmo dire, no? Cuba sembra è che... 60 anni in crisi. Esatto. Però c'è stato, adesso c'è un po' di più, c'è fame, c'è veramente una situazione che manca l'essenziale, che anche con i soldi non trovi il mangiare,
che ti mancano le cose banali, le cose come può essere un dolcetto per i tuoi figli piccoli, certo. Le caramelle, per dirti. Mio papà è un grande matematico, è uno dei migliori matematici che ci sono a Cuba, va fuori ogni tanto a qualche evento e lui porta mia sorellina piccolina, gli porta i dolcetti, i cioccolatini, queste cose, perché lì non riesce a averle, perché sono costose. Cioè, giusto per farti un esempio di cose banali, le caramelle, quello li porta, perché è quello che la bambina magari li rende felice. E tu, appunto, quando eri piccolina, percepivi già questo, questa distorsione, mettiamola così? Quando ero piccolina, sì, ho sofferto la povertà, perché c'è stata la caduta del campo socialista, perché prima eravamo attaccati alla Russia, e c'è stato un momento a Cuba che mancava, per esempio noi per mesi non abbiamo mangiato la carne, abbiamo mangiato soltanto le verdure, il riso. Io sono andata a scuola con le scarpe che mi costruiva mia zia, costruita da lei con una macchina da cucire. Salutiamo la zia. Zia, un bacione grande, enorme, grazie. Non abbiamo detto il nome della zia. Isella. 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 Isella, bellissima. Isella. E costruiva lei le scarpe? Sì, ce la faceva lei per me e per mia cuginetta. Andavamo a scuola con queste scarpe cucite da una camera da bicicletta con un po' di tessuto. Ce le faceva anche troppo belline, perché poi disegnava delle cosettine con i fiorellini, troppo belline. Potevamo brandizzarle e far diventare zia una stilista. Pensiamoci. Sentivamo le pietroline sotto. Vabbè, ma quello si risolve. Noi adesso nell'acqua ti bagnavi i piedi. Ma anche quello lo risolviamo. Però io adesso mi voglio appassionare alla zia e farla diventare stilista. Facciamola diventare stilista. Quanti anni ha adesso zia? 70? No, 64 mi sembra. Giovanissimo. Non mi ricordo benissimo. 64. Zia, perdonami. Stilista. Infatti non ti ricordi. Zia, non va bene così, No, non mi ricordo neanche la verità. Papà e mamma 65, 66. No, così 65. No, allora, mamma quando compie gli anni? Mamma è l'11 gennaio. 11 gennaio, papà? 61. Però. 61. Quindi è papà il 28 aprile. Oddio. 28 aprile, papà, non si sa. Sì, perché io faccio compleanno il 27 aprile e mio papà il 28. Però l'anno cambia forse. Certo, mio papà ha 66 anni, quindi. Prima volta in Sardegna, quindi arrivi con tua sorella che poi ti lascia. Sì. E cosa ti dice? Adele, vieni in Sardegna, conoscevi la Sardegna? No, gli ho chiesto io di mi porti fuori di Cuba. Okay. E l'unico modo che c'era, lei abitava qua, quindi ci ha provato e mi è riuscita a portare. Tra ricordi proprio il primo giorno, arriva in aereo? Sì, io mi ricordo, guarda, era il 22 aprile 2013. Ti ricordi anche il giorno? Sì. L'ora? L'ora non te lo ricordi. Sono arrivata di notte perché sono arrivata da Milano, per Milano, scusami. Ok. Lei è venuta a Milano a prendermi e l'indomani abbiamo preso un... Ah, l'aereo insieme? No, lei è venuta a Milano, ha fatto Cagliari, okay. Milano e poi... E poi mi ha aspettata in aeroporto, siamo andati a dormire la notte in un albergo e l'indomani siamo partiti Milano-Cagliari. E arrivi a Elmas? A Elmas, sì. E guardavi il finestrino, la città, cosa hai visto? Il mare. Hai visto il mare subito? Sì, subito. Ma poi conoscevo un po' la Sardegna perché avevo visto un programma su YouTube che si chiama Spagnolo, si chiama Callejeros del Mondo, dove è una delle puntate che avevano fatto, parlavano proprio della Sardegna. Poi mia sorella ha vissuto qua 9 anni, era venuto un paio di volte, poi abbiamo visto un sacco di foto, c'è un'isola meravigliosa. Un'isola, però non c'eri mai stata. No. Ok, arrivi, dormi, il giorno dopo cosa fai, dove vai? Allora, siamo andati al mare, perché mia sorella abitava al margine rosso, quindi siamo andati al mare, abbiamo fatto una passeggiata. Tu pensa che il primo anno io mi alzavo tutti i giorni di mattina, alle 7 del mattino andavo a correre, mi facevo tutto il margine rosso fino a alla Marinella e poi tornavo, era finché ho iniziato a lavorare. Una bella vita, come direbbero i cagliaritani, una bella vita, esatto. Una bella vita. Dopodiché poi ho iniziato i ritmi normale, poi mia sorella se n'è andata, io ho fatto altre strade, ho vissuto anche un po' a Quarto, poi Cagliari con una mia amica, poi adesso a Semini, dove ho comprato. Quindi adesso a Semini? Sì, c'ho casa a Semini. Cioè da Cuba a Semini è un'iperbole che neanche un algoritmo riesce a intercettare, cioè adesso a Semini.
Ho comprato casa a Semine. Ma parliamo di Assemini allora. A Semine è una bella città, ma non ci vivrei. Perché no? No, una domanda. Invece è bellina. Bellina. I servizi. Scendo sotto a casa e trovo tutto. La pasticceria, la farmacia, il supermercato. La gente è tranquilla. Ti salutano tutti? Ciao. Sì, a Semini io sto bene. Sto bene. Cagliari. Devo dire che con quello che ho pagato a casa mia a Semini, a Cagliari non avrei trovato neanche un buco. Ah, vabbè, ma qui allora apriamo una storia, gli affitti. E sono a 10 minuti dal lavoro. E quindi è perfetto. Però non c'è il mare da Semini, o c'è il mare? No, ma ci metto 20 minuti 20 per minuti. Arrivarci al Poetto. Quindi ci siamo. Siamo così lontana, No? No. Vabbè. Stiamo per finire il primo tempo, secondo te? Un minuto e mezzo, mi dice Alessia. Cosa facciamo in questo minuto e mezzo? Non lo so, dimmi te. Se ti dico un numero 27, cosa ti viene in mente? Il mio compleanno. Il tuo compleanno? Sì. No, secondo me no. Guarda questa cosa. Ah, certo. 27. Sì, infatti sono orgogliosa. Che cos'è? Che cos'è questa foto? Che cos'è? Si vede qua? Si vede? Ho giocato per 2 anni a pallavolo, al Sellaggio 85, che lì voglio un bene dell'anima perché mi hanno aperto un mondo. Io giocavo da piccolina a Cuba e ho ripreso a giocare dopo 12 anni. Eri brava? A Cuba, bravina. 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 Vabbè, non eri brava, dai. Quando uno dice bravina non è brava, dai. No, ero bravina, diciamo che non ero il peggio. C'erano più bravi di me, non ho mai fatto un modo sicuramente agonistico, forte, perché studiavo, certo. La mia priorità era lo studio. Però questa passione dello sport che sì, ribecchi in io Sardegna. Amo la pallavolo. E da 3 anni, da 4 anni, 2019, ho iniziato a giocare a beach ball e secondo me è lo sport più bello del mondo. Quindi quella maglia, anche se non gioco più a pallavolo, sarà... Ce l'hai ancora, immagino. Sì, e non la butterò mai, mai. E chi sono loro? Esistono ancora? Le senti ancora? Sì. Abbiamo sforato. Una è una delle mie migliori amiche. Dai, Mara. Salutala. Ciao Babi, ti lovo. Si chiama così? Con questo Barbara. Nome? Ah, Barbara. Barbara. E l'altra non esiste? E l'altra è un'altra nostra amica. Che non ti ricordi il nome adesso? No, no, me lo ricordo benissimo, Romina. Allora, diciamo tutta la formazione, ormai abbiamo sforato. Tutta no, quella formazione. No, non me lo ricordo quella tutto. Formazione. Però i maschietti, Luca, Filippo, Simone. Li stai leggendo, perché tanto chi guarderà adesso la trasmissione. No! No, c'è la foto. Però non mi ricordo tutti perché eravamo veramente in tanti. È stata una bellissima esperienza. Sì, sì, sono contenta. Grazie a loro ho passato un'etapa della mia vita molto bella. Bene. Molto, molto, molto. Vi ringrazio ragazzi, grazie. Ecco, dopo questo grazie dovresti mandare la pubblicità, vai. Andiamo in pubblicità. Perché guardi lì? Non lo so. Devi guardare qua, lì. Vai. Andiamo in pubblicità. Perfetto. Abbiamo tolto la giacca perché c'è caldo, non si sa quando andrà in onda questa puntata, però se io ti dico Università della Scienzas Informaticas, okay. L'ho detto bene oppure un po' la sarda? Informaticas. L'ho detto bene. La USI, come USI. Si conosce a Cuba. Che poi la USI era un vecchio cinema, era una vecchia azienda. Infatti, che c'era una... qua c'è l'UCI. Non c'è più UCI però, lo so, si chiama Notorious c'era... come una canzone di Duran Duran. Cos'è? Cosa rappresenta questa università per Cuba? L'università per Cuba è stata un'università che ci ha dato una grande opportunità a tanti ragazzi, ma tantissimi, perché è stata la prima università del suo tipo creata con l'obiettivo di sviluppare software per creare economia per Cuba. Quindi l'idea è con questi ragazzi sviluppare software che permettano anche vendere questi software ai paesi nel mondo e creare economia, perché Cuba, lo sai, vive principalmente del turismo. Nella Università della Scienza Informatica è stata la mia prima laurea, nel senso la nostra laurea è stata la prima in assoluto di tutta l'università. Quindi ho iniziato in questo, è un campus, una città, perché hai di tutto, eravamo solo noi. In questa città enorme trovavi tutto, trovavi la piscina anche, quindi anche la ricreazione, trovavi lo sport, trovavi lo studio, trovavi il laboratorio dove dal primo o secondo anno ti mettevano a produrre, quindi
lavoravi direttamente già nei progetti per altre nazioni e questo ha permesso anche a tanti dei miei compagni anche andare fuori, soprattutto Venezuela, adesso ci sono accordi con la Cina, ci sono accordi con Russia, con quegli amici di Cuba e producono software, ma poi hanno una grandissima potenza, cioè di ragazzi veramente in gamba, tanto è vero che molti dei miei compagni sono tutti negli Stati Uniti e lavorano come softwareiste e si hanno aperto delle aziende dove producono software, quindi è una bella scuola. E io devo dire che sono stata fortunata perché il fatto di aver studiato questa laurea mi ha aperto anche tante strade sicuramente. Che però magari non pensavi di chiuderle ad Assemini e di chiuderle in Sardegna. Questa cosa di Assemini mi fa impazzire. Comunque, vabbè. Ma io sono contenta. No, non siamo tutti contenti, guarda. Però questa cosa... che sia contenta io. Oh, e questo ci manca. E poi anche tutti gli asseminesi, che sei il loro idolo. Certo. Parlami della tua famiglia. Ho capito che siete tantissimi e questo già mi fa impazzire. Mia, siamo in tantissimi, veramente. Allora... Togliamo zii, tutto qua. Dopo, però li mettiamo dopo, perché altrimenti certo, è antipatico. Diciamo, partiamo quella più stretta, no? Sì. Da parte di mamma okay. Siamo in cinque. Ok, iniziamo con la formazione. Mio fratello più grande. Nome? Giulio. L'altra è mia sorella, Yailen. Poi ci sono io, che sono la terza. Poi c'è mio fratello Alvaro. Poi c'è mio fratello Antonio, okay. Tonito, che è più piccolino. E quindi già calcio a 5, futsal ce l'abbiamo. Poi, mamma. Da parte papà. Papà, c'è mio fratello Giordano, che ha la stessa età di mia sorella, più grande. Poi ci sono io e poi c'è mia sorellina di 4 anni. Parlami di tua sorellina di 4 anni, come si chiama? Non abbiamo detto il nome. Isis Margherita. Bellissimo. Sei riuscita a vederla in questi anni, sì? Quando aveva soltanto 6 mesi. Perché... Quindi se ci rivai adesso non ti riconosce? No, mi riconosce sì. Perché ci videochiamiamo quasi tutti i giorni. Io sono tata, per lei sono tata nel video. Quindi, ma poi la riempio i regali, quindi magari per quello mi vuole bene. No, per interesse stavi per dire. No. Però sì, pensa che da poco la mamma mi ha detto che le aveva detto che voleva venire qua perché voleva vedere la neve. E le ha detto che a Cuba neve non ce n'è. Dice, devi dirle a tua sorella di portarti in Italia. Ah, ok. Quando lo chiediamo a tata di portarmi, ok, l'avevamo detto. Sì, ma papà e io non possiamo venire. E perché non potete venire? Ha ragione, perché? Perché per tua sorella è costoso portare a tutti, magari a te. Va bene mamma, vuol dire che ci vediamo quando tornerò. Idolo assoluto. Io le dico sempre a lei, la faccio sempre un po' arrabbiare perché le dico sempre, guarda quando avrà 18 anni me la porto via. Sicuro. Perché gli voglio dare una vita migliore, perché voglio che sia bene, quindi... Diciamo che è quello l'obiettivo, che lei stia bene. E poi c'ho altri due cuginetti. Ah, attenzione. Che sono come i miei fratelli. Nomi? Sonia e Sergio. Vabbè, italiani ormai, nomi sì, italiani Sonia ormai. Sonia e Sergio. Una sta ancora a Cuba, l'altro sta negli Stati Uniti. Ma so, qualcuno in Sardegna non lo porti? Ad Assemini, anzi, scusate, ad Assemini deve venire. Perché in Sardegna no, solo ad Assemini. sì, li devo portare. Però sono in tanti. Quindi fare selezione... Facciamo un casting, facciamo un gioco, allora tu hai vinto la Sardegna, tu vai alla Semini però. È difficile, infatti siccome sono in tanti preferisco io andare, perché portare uno qua vuol dire che mi vede solo lui e basta, certo. E invece lì quando vado sto con tutti, proprio con tutti, come, è molto grande. Come vedi noi sardi? Il codice sardo, cosa hai imparato di noi sardi? Il tuo codice sardo qual è? Allora... Il codice sardo, pensa che ho la mia famiglia sarda, ok? Quindi questo vuol dire tanto, vuol dire che ho un'estrema fiducia in loro, che li amo perché ho le mie amiche che per me sono come sorelle, perché mi hanno aperto le loro porte, quindi per me grazie, vi lovo. E i sardi sono molto ospitali, molto. Perché ti danno il cuore. Sono un po' diffidente all'inizio, ma questo... Lasciano quella porta sempre mezzo aperta, però se una volta la apri vuol dire che
quella porta per te sarà sempre sono aperta. Sono testardi. Permalosi. Hanno una cosa in comune con i cubani. Ah, e quale? Amano molto la loro terra. Vero. Sono fieri della terra che hanno, perché sanno quanto è bella, perché sanno il valore, rispettano le tradizioni. Il cubano, per esempio, va via da Cuba, ovunque si trovi, lui dirà sempre che è cubano. Lui non nega mai le sue radici. Il sardo è uguale. È uguale. Può andare via dalla Sardegna, ma se lo trovi, non so, nel polo sud. Bello, perché nel primo tempo del codice si è detto polo nord, adesso polo sud. Andiamo dall'altra Io pensavo da Semini, un cubano da Semini a quel punto, no? Lui andrà, nel senso, però dirà sempre che è sardo e che la Sardegna è una terra meravigliosa. Anche se è andato fuori per lavoro, perché voleva una miglior vita, perché magari qua pensava di non trovare le opportunità che si meritava, però lui difenderà sempre la Sardegna. E quindi questo hanno in comune con i cubani. Io ho trovato questo. Sono testardi, sono permalosi, dipende, dipende. Sono anche molto curiosi, hanno un po' a volte, come dire... Pregiudizi. Pregiudizi. Ti è capitato nei tuoi confronti qualche pregiudizio? Al di là di sardi o no, nella tua vita qualche pregiudizio? Certo. Magari solo perché sei cubana, solo certo, perché... Certo, magari... ci sono dei pregiudizi purtroppo che ci sono immessi nella testa delle persone, però una volta che mi hanno conosciute... Demoliti. Esatto, c'è una mia carissima amica, Betty, che lei me l'ha detto anche proprio in faccia. Me l'ha detto, io la prima volta che ho sentito parlare di te, perché le ha parlato una mia altra carissima amica, si è fatta un'idea tutta sbagliata di me. Poi quando mi ha conosciuto, mi ha amata. E adesso siamo sorelle. Adesso passiamo Natale, Capodanno, tutti insieme. Ad Assemini. Tutti ad Assemini siamo qui, Questa cosa di Assemini mi fa impazzire. No. Alessandro, non ti fa impazzire che tutti vanno ad Assemini? Come siamo come tempo? Sì. Ma perché? No, perché è bellissima questa cosa. Tu dove abiti? A Pirri. A Pirri. Ah, quindi poi... A Pirrese. Pirre, là. No, è Pirri e Cagliari però. Ecco, tutti i pirresi dicono, siamo a Cagliari, dopo si da Cagliari. Bella questa cosa, ci siamo fatti amici, i pirresi e quelli di Assemini. È la fine per noi. L'ultima volta che sei andata a Cuba, come l'hai trovata? Sicuramente diversa? È diversa da come sono andata via, sicuramente più decadente. Più triste, diciamo, nell'anima anche quando sei arrivata? No, allora, i cubani non sono mai tristi, devi sapere questo. Noi abbiamo delle difficoltà, siamo poveri, ma siamo poveri allegri. Quindi... Però questo sai che pensavo fosse uno stereotipo, sai, i cubani come quelli di colore hanno la musica nel sangue, è proprio vero allora? Io sono una persona, per esempio, io sono una persona molto positiva e penso che ce li ho nel sangue questo. Ho capito, ma se uno è triste può essere cubano, pirrese o di Assemini. Ma la tristezza dura poco, ti fai un piantino, dopodiché... Liberatorio quel certo, piantino. Perché devi liberare, ma dopodiché dai facciamo una festa. Facciamo la festa. Prendiamo due latte e un palo e facciamo la festa. Così sono i cubani. Non hanno niente da mangiare, ma festeggiamo. Cantano. E domino. A domino. A domino. Dopo a Semini adesso abbiamo il domino. Ma tu ti ricordi come si gioca a domino? In spagnolo sarebbe domino. Domino. Perché domino in italiano. Brava. Okay. Ho capito che hai 3-4 lingue adesso, no, ce la vuoi, no, ce la vuoi menare. Perché? Dai. Perché magari pecco per i miei amici cubani di parlare male. Ah. Sei 4 lingue. No, non c'ho 4 lingue. Però te lo dico perché ci sono molte parole simili sia in italiano che in spagnolo. Però la differenza è anche l'accento, dove li metti l'accento. Quindi a volte vuol dire lo stesso, a volte non vuol dire lo stesso. Quando è l'ultima volta che hai pianto? A proposito dei pianti liberatori. Anche stamattina. Quindi questa andrà in onda fra 2 mesi. Perché stamattina ho ricevuto una bellissima notizia. Ah, quindi era un piatto di felicità, di gioia. Di gioia, che non la dirò in onda. Ma io non te l'ho chiesto. Io non te l'ho chiesto. Per me, ma... Però puoi dire l'argomento a quel punto. Posso dire che è una delle giornate più belle della mia vita. Eh beh, perché hai fatto la prima intervista, ti è arrivata stamattina questa, hai conosciuto Tre Cose Smeralda, il codice sardo, non ho capito. L'argomento si può dire sulla felicità di questa telefonata? No, l'argomento non è una telefonata, La notizia, ricevuto... la notizia, l'argomento, sì. Lavoro, personale, famiglia, la cosa più famiglia. Bella è la cosa più bella, famiglia, quindi oggi è una delle giornate più belle della mia vita. Perché stai facendo questa intervista, ecco. Certo,
Sei felice in questo momento dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista... Mi sento realizzata, non nel senso realizzata perché sono contenta di quello che ho raggiunto. Mi ha appena detto un minuto, cosa facciamo in un minuto? Un minuto... Il prossimo obiettivo, io mi ricordo un caffè, mi dicevi io ho sempre bisogno di obiettivi, ho detto forse però a volte l'elogio... Crescere ancora molto professionalmente, ma crescere anche umanamente. No vabbè, ma così si dice in italiano, sì, no, no. Hai fatto un figurone, adesso mi cadi con la retorica della banalità. No, devi dire qualcosa di più forte. Obiettivi, se ce l'hai questa cosa forte. Cresce, è quello, diventare, io sono... Fermarti un attimo, no. Visto che tu hai fatto una vita sempre a 200 km orari. Perché mi devo fermare? Va benissimo, non fermarti. Devo continuare a essere me stessa, a crescere, a andare ancora di più. Sempre ad Assemini però. Bene, abbiamo finito, qua c'è qualcosa se non sbaglio, giusto? Vedi, cosa? Puoi andare lì a vederlo. Cosa c'è? Qua? Cosa c'è? Guarda cosa faccio adesso, ciao. Cosa c'è lì? Ci sono tre penne. Scegliene una. Quattro penne. Hai scelto quella? Sì. Firma quello che vuoi. No, no, no. Devi scrivere un pensiero in base a quello che... A quello che stai pensando adesso. Piano però, perché anche l'operatore, il regista, il cameraman... Fatto. Hai già fatto. Chiudi però, non farmelo vedere. No, non faccio vedere. Forse lo mettiamo alla fine. Sei sicuro? Perché hai scelto questa penna? No, io ho messo tutte queste qua belline. Vabbè, perché la prima. Chiuso.